Salve e benvenuti a questa guida italiana di LMS. In questa prima parte introdurremo il programma e proveremo anche a creare un beat. LMS è una Digital Audio Workstation, quindi permette la creazione di un brano completo, parte dagli effetti, parte dai suoni, alla composizione dei suoni per arrivare alla composizione delle melodie del brano completo. Possiamo cominciare dicendo che questa è più o meno la schermata iniziale. Quando aprirete il programma, creerete un nuovo progetto, questa sarà più o meno la schermata iniziale. L'unica differenza è che ho caricato qui dei suoni, prendendoli dalla cartella Drum Synth che si trova sui miei campioni. Infatti ho cliccato in questa finestra, i miei campioni, sono andato dai Drum Synth, scendendo di molto, e sono andato a questi, e li ho presi e li ho caricati qua. Cominciamo dal decidere quale sarà il tempo del nostro brano. Questo non è altro che il metronomo, che può andare da un minimo di 10 a un massimo di 999 senza alcun limite, chiaramente. Non che 999 abbia solitamente senso, però in generale mi servirà un tempo a partire dai 40 fino ad arrivare a 260, è difficile arrivare a oltre. In ogni caso ne proviamo a mettere 140, che è il tempo base. Questi siamo in 4 quarti, 4 battiti per ogni misura. Cominciamo quindi col presentare le funzioni che utilizzeremo in questa prima guida. Non utilizzeremo il Song Editor, non utilizzeremo il Mixer, non utilizzeremo i controlli, utilizzeremo soltanto il Beat and Bassline Editor, ossia l'editor che vi permette di creare dei beat e delle linee di basso che si ripetono. In generale vi permette di creare loop. Qui ho caricato un kick, un hand clap, cioè un battito di mani, e alcune altre parti che mi possono interessare. Per esempio, questi li ho caricati utilizzando Audio File Processor, che è un plugin nativo di LMS che permette di caricare suoni, di suonarli a qualsiasi ottava voi volete. Chiaramente, se si tratta di un kick, ci interesserà utilizzare il suono fondamentale. Quando premete in questi oggetti, questi vengono accesi, e quando il cursore passerà in questi, quando si mette play, verrà suonata sempre il La su C4. A questo semplice beat possiamo aggiungere altre cose per cominciare a decidere quale sarà il genere del primo brano. Ad esempio così abbiamo qualcosa di più house o trance. Se invece andiamo a qualcosa del genere, andiamo più verso il drum and bass. Se vogliamo qualcosa di più dance, questa è la forma d'onda che vi permette di vedere quale sarà, appunto, analizza la forma d'onda attuale. Se vogliamo un beat leggermente diverso, oppure potremmo andare a qualcosa di molto diverso. E scendere di molto, anche con il tempo. No, non era quello che intendevo. Potete sbizzarrire quanto volete, non c'è nessun limite imposto. Possiamo fare un po' quello che vogliamo. Come vedete, qui abbiamo un contatore del tempo e possiamo anche modificare quale sarà la nostra chiave, il nostro tempo in chiave. Quindi possiamo fare un ritmo a 3 quarti o magari
più correttamente a sei ottavi. Magari aumentiamo un pochettino la velocità e facciamo. Ecco, potremmo fare una cosa del genere. Come vedete, io qua ho messo due parti, una in cui c'è soltanto il kick e un'altra in cui c'è anche il clap. Per poterlo automatizzare, per renderlo automatico, basta aggiungere un'altra battuta e scrivere quello che vogliamo. Come vedete, i suoni che vengono suonati si illuminano. È infatti possibile anche provarli premendo su questi con il tasto sinistro. Con il tasto destro invece possiamo rinominare i nostri oggetti, quindi qua posso scrivere semplicemente clap, qua semplicemente kick, insomma potete metterci quello che volete, potete chiamarli patata. Fanto e coloranto, quello che volete. Sbizzarritevi, e questo termina la prima parte del tutorial. Quando avrete bene familiarizzato con il Beat & Bassline Editor e con l'Audio File Processor, potete passare ai prossimi tutorial.